Bentornati a Mondo Futsal Fondi, 18ª puntata, l'approfondimento dedicato a tutte le squadre fondane impegnate nei vari campionati di calcio a 5, dalla Serie B nazionale alla Serie D provinciale. Partiamo subito, come di consueto, dalla Serie B nazionale con la Virtus Fondi che, pur avendo finito il proprio campionato da più di un mese, è al lavoro per allestire un roster competitivo in vista della prossima stagione. In ottica calcio a 5 mercato, per la società del presidente Ginepro, due, per così dire, conferme molto importanti, quella del player manager Rosigna, alla quale si è aggiunta in settimana quella dell'universale Toigo Wagner da Costa, che anche per la prossima stagione vestirà la maglia rosso-blu. Sono attese ulteriori novità nelle prossime settimane, delle quali sicuramente vi daremo conto. Passiamo adesso al campionato di Serie C2, nella quale militano Gymnastics Studio Fondi e Visfondi. Ancora non trapelano nuove novelle dalla Gymnastics Studio Fondi del presidente Biasillo. Siamo in attesa di conoscere i particolari riguardanti i rinforzi per il prossimo anno e le eventuali conferme da parte dei gialloblu. Per quanto riguarda invece la Visfondi, altra squadra del comprensorio impegnata in questo campionato, possiamo dire che il roster a disposizione di Domenico Collu subirà molto probabilmente delle modifiche importanti con l'inserimento di giocatori di assoluta esperienza e affidabilità. Questa è quantomeno l'intenzione del team del presidente Cicalese, che spera di riuscire nel proprio intento. Passiamo al campionato di Serie C femminile, anche in questo caso società impegnata la Visfondi, e anche in questo caso dobbiamo registrare l'intenzione di Emilio Cibelli e il direttore sportivo Ermanno Ferraro, che sono al lavoro per allestire un roster di tutto rispetto e di grande livello per poter puntare a quella Serie A2 che quest'anno è sfuggita soltanto all'ultima giornata. Concludiamo la nostra rassegna con il campionato provinciale di Serie D, Girone B, nel quale è impegnato il Real Fondi, che nell'ultimo turno di campionato ha colto un'importantissima vittoria, 10-7 sul campo dell'Accademia Sport Latina. Con questo successo la squadra del player manager Anton Giovanni si avvicina al quarto posto in attesa del recupero del derby di Terracina tra Sporting e Real. In caso di mancata vittoria dello Sporting Terracina, il Real Fondi si classificherà al quarto posto, in caso contrario al quinto posto, ma disputerà in ogni caso gli ottavi di finale in casa, sul proprio terreno di gioco. Sabato 23 maggio, l'orario è ancora da definire. Si conclude anche questa puntata di Mondo Futsal Fondi. L'appuntamento è per la settimana prossima. Vi lasciamo all'intervista con l'ospite della settimana, Stefano Iannitti della Visfondi Maschile. Siamo con Stefano Iannitti, giocatore della Visfondi Maschile, team che milita nel campionato regionale di Serie C2. Stefano, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. È un piacere naturalmente per noi averti qui per parlare di quella che è stata una stagione positiva per la Visfondi. Ricordiamo infatti che la squadra di Mister Collu, alla sua prima partecipazione in Serie C2, ha ben figurato ottenendo un nono posto in linea con le previsioni di inizio anno, una salvezza ottenuta senza passare dai playout con un mese d'anticipo. Ecco Stefano, tu sei stato uno dei principali artefici di questa salvezza, avendo giocato moltissimo in un ruolo che inizialmente non era tuo, quello del centrale. Ecco, quindi facci un po' una panoramica di questa stagione finita da poco. Sì, io innanzitutto penso che quando una persona, una squadra si prefissa degli obiettivi e poi li raggiunge, non c'è cosa più bella. Noi l'anno scorso, diciamo, ci siamo prefissati di arrivare alla salvezza e grazie a Dio con l'impegno, con la serietà e anche facendo gruppo ci siamo, diciamo, siamo riusciti nell'intento, addirittura con 4 giornate d'anticipo, non c'è cosa più bella. Io l'anno scorso ho giocato, diciamo, il difensore centrale non era il mio ruolo e quest'anno è stata una sorpresa anche per me perché mi sono scoperto, diciamo, un nuovo ruolo che dovrò sicuramente migliorare l'anno prossimo con qualche innesto d'esperienza dove posso riuscire a imparare qualcosa di nuovo. Ecco, come dicevi tu, un passato in un altro ruolo, quello di laterale sinistro prevalentemente, però quest'anno la scoperta, come l'hai chiamata tu, da parte di Mister Collu, che ha puntato fortissimamente su di te nel ruolo di centrale. E mi sembra che è andata bene, no? Ecco, al di là
degli aspetti che devi migliorare, hai già accennato qualcosa, però come ti sei trovato in questa nuova posizione? Pensi di aver fatto una buona stagione agli occhi degli addetti ai lavori? Sì, perché comunque diversi allenatori, anche dirigenti di altre squadre, hanno mostrato di apprezzarti, si sono ben espressi nei tuoi confronti, però tu di te stesso cosa pensi? Beh, io credo che in quest'anno io ce l'ho messa tutta, ho fatto il possibile per fare bene per la squadra e spero che, diciamo, di aver deluso poche persone. Io, per quanto mi riguarda, per quello che erano le mie possibilità, ho fatto, diciamo, me la sono cavata abbastanza bene e ripeto, poi con un mister come Domenico Collu, che, diciamo, me l'ha fatto scoprire tra virgolette lui questo ruolo importante, è stato un piacere prendermi questa responsabilità. Ecco, invece adesso volevo farti una domanda che riguarda un esempio che tu hai avuto davanti, non quest'anno, ma magari nell'anno precedente, quello della vittoria del campionato di Serie D, ovvero Emilio Cibelli, che è stato uno dei migliori centrali difensivi del calcio a 5 fondano, non dall'anno scorso, ma già per molti anni addietro. Ecco, avere vicino, tu che poi hai potuto osservare come si muoveva in campo Emilio Cibelli, come guidava la squadra Emilio Cibelli da dietro, ti è stato utile poi quest'anno? Ecco, hai ritrovato i suoi insegnamenti in questa stagione, dopo che lui, ricordiamolo, a maggio aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo? Sì, assolutamente sì. Per me Emilio Cibelli è stato, è e sarà sempre un esempio per quello che è il calcio 5 fondano. Lui l'anno scorso mi ha dato una grande mano in questo ruolo e devo ringraziare soprattutto lui per la prestazione che ho fatto quest'anno. Ecco, invece adesso vorrei chiederti, riguardo la squadra, pensi che si poteva fare ancora meglio? In effetti, guardando la classifica, sono una decina i punti che vi hanno separato dalla zona playoff e, rileggendo un po' tra le righe del vostro campionato, si sono visti un po' dei blackout, no? Dei periodi in cui si potevano fare molti più punti di quelli che poi sono stati fatti in realtà. Pensi che questa sia una cosa normale dovuta a una squadra poco esperta, fatta eccezione naturalmente per Elvio Passandante e Sebastiano Triolo, conosciutissimi ai più in questa categoria, però il resto tutti esordienti? Oppure pensi che, nonostante la giovane età della squadra, la poca esperienza in questa categoria, si potesse fare di più? Beh, partiamo dal presupposto che non c'è mai limite al meglio, uno cerca sempre di fare il possibile. Noi quest'anno, io penso che sia da parte mia che da parte di tutta la dirigenza, la società, i giocatori, comunque c'è stato il massimo impegno da parte di tutti per conquistare questa salvezza. Sicuramente si poteva fare di meglio, anche perché nella bacheca noi purtroppo ci mancano almeno 8 punti che potevamo benissimo prendere in più e almeno pensare di arrivare ai playoff per il primo anno. Questo fa parte dell'esperienza che purtroppo, ovviamente, come primo anno ancora non c'è, e speriamo che questo anno che abbiamo fatto ci servirà per l'anno prossimo per puntare almeno ai playoff o, perché no, alla C1. Colgo l'assist della parte finale del tuo intervento, del tuo ultimo intervento, e ti chiedo il futuro tuo e della squadra. Se resterai, se già sai magari se resterai, oppure quali sono le tue intenzioni per il futuro, e riguardo la squadra, dove pensi che si possa arrivare? Quali sono i vostri programmi? Sì, io, per quanto riguarda l'anno prossimo, penso di rimanere al 100% nella società Visfondi, anche perché questo per me è già il terzo anno che milito con questa squadra e ho dato tutto, e penso sicuramente anche l'anno prossimo di riconfermarmi per puntare, come ripeto, ad una categoria superiore o se non nei playoff. Io penso che, come me, anche i giocatori e la società vogliano fare un campionato puntando, diciamo, alle prime classifiche, almeno tra le prime 4, o se non addirittura a vincere il campionato.
Quindi molto ambizioso il progetto Visfondi, caratteristica che peraltro da 4 anni, dal 2011, quando è nata la società, contraddistingue per l'appunto il team del presidente Cicalese. Bene, Stefano, grazie per essere stato qui Grazie a voi. e ci diamo appuntamento al prossimo anno parlando, chi lo sa, magari di una Visfondi che sia lì nei quartieri alti della classifica. Speriamo. L'appuntamento con l'ospite di Mondo Futsal Fondi è per la settimana prossima.